Buongiorno a tutti e a tutte, oggi vi parlo dei miei autori del cuore, gli scrittori che preferisco, quelli che ho letto di più nel corso del tempo, quelli su cui torno più spesso e che sono un po' la mia comfort zone. Quindi sicuramente saranno scrittori di cui ho letto di più, cioè ci sono autori di cui ho letto un libro che mi piace, cioè quel libro mi ha folgorato, no? Però magari ne hanno scritto uno oppure ho letto solo quello, quindi non ho una grande conoscenza dell'autore, non ne parlo. Invece qui vi parlo di autori di cui ho letto qualcosina di più e magari vi consiglio i libri da cui partire, i libri più belli di questi autori. Partiamo subito dopo la sigla. Vabbè, partiamo dall'autore che preferisco, il mio scrittore preferito, l'ho citato più volte, quindi ci ritorno, è ovviamente Haruki Murakami. Eccolo qui, e vi faccio vedere i tre libri che ho preso, gli altri sono qui dietro, e dietro di me non so se si vedano comunque. Allora, Murakami è lo scrittore che preferisco perché è lo scrittore che mi ha riavvicinato alla lettura a un certo punto della mia vita, a 17-18 anni. Ho preso in biblioteca Norwegian Wood, che poi qui ho ricomprato ovviamente, e mi ha folgorato perché la sua scrittura mi è arrivata totalmente. Questa scrittura molto sensibile, molto attenta ai moti interiori dell'animo umano, soprattutto di giovani ragazzi, non potevo non immergermi nelle sue storie, che però sono piene e dense di mistero, di inquietudine. Però di una realtà che è vista attraverso un filtro di surrealismo, quindi il suo mondo, il mondo che crea Murakami è realistico, ma al tempo stesso è sempre un viaggio interiore attraverso pericoli, attraverso eventi misteriosi che non si riescono mai a comprendere fino in fondo. E quindi è sempre una natura duplice quella nei romanzi di Murakami, il lato surrealista e il lato più romantico, il lato più sentimentale, più sensibile. Questi due aspetti così tanto distanti tra loro, lui li coniuga perfettamente e riesce a creare dei romanzi che sono, secondo me, veramente quasi perfetti. Non so come faccia, ha una capacità di rendere la lettura, ma la stessa scrittura di Murakami, è molto scorrevole, ma al tempo stesso è come se ci fosse uno studio dietro tutte le parole, dietro tutte le frasi, dietro i silenzi, i tempi che compongono queste frasi, e le traduzioni di Amitrano e Pastore, Antonietta Pastore, sono eccelse da questo punto di vista, riescono veramente a riproporre quella carica di lentezza, ma al tempo stesso di densità, ma al tempo stesso di velocità della sua prosa. Come primo approccio posso consigliare questi due, poi magari farò dei video da che cominciare per determinati autori, però sicuramente questi due sono i due must di Murakami. Poi vabbè, c'è 1Q84, la trilogia che amo, alla follia, quindi vabbè, questa tantissima roba, davvero, però la consiglio più in là perché per me è la sua opera omnia. E ora arriviamo al mio secondo autore preferito insieme a Murakami, che è proprio anche qui, cioè questi due autori sono gli unici che veramente quando inizio a leggere, dopo qualche parola, una riga, sono già dentro il loro mondo, non so come facciano, non mi succede con nessun altro autore, ovviamente parliamo di Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, che è totalmente opposto a Murakami, proprio diametralmente opposto, questo scrittore di short stories dell'orrore, che è sminuirlo, definirlo così. La cosa che amo di Edgar Allan Poe, a parte aver inventato tantissimi generi letterari ed essere veramente un genio della scrittura, perché ha saputo veramente creare cose innovative, cioè ha creato l'orrore, inserendolo già in un contesto psicologico di analisi dell'io molto 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 avanti nel tempo. Ha creato il genere del giallo, ha veramente dato vita a una serie di mondi incredibili e c'è un'aura di misteriosità dietro la figura di Edgar Allan Poe che lo rende ancora più affascinante. Poi i suoi racconti sono angoscianti, opprimenti, però al tempo stesso di grande fascino
e ti ci perdi nelle sue pagine. La sua prosa è complessa, elaboratissima, c'è un grandissimo studio dietro, ma ciò non significa che non sia una prosa scorrevole, e ti rendi conto che veramente si è spezzato le ossa, le mani, dietro ogni frase che ha scritto, per non essere riconosciuto in vita, ma dopo la morte essere diventato uno dei più grandi scrittori, aver dato veramente vita alle paure, al genere dell'orrore, aver risposto alle paure che l'America reprimeva dentro di sé. Edgar Allan Poe ha esorcizzato i mali del suo stato dell'America, e non a caso sono tutti autori americani, ad eccezione di tre, di cui uno è Murakami, che è giapponese. Tutti gli altri sono americani, perché c'è anche dietro l'America veramente un fascino straordinario. L'America veramente dà vita a scrittori anche contemporanei che sono di veramente straordinari. E passiamo proprio a un'autrice americana, di origine hawaiane però, contemporanea, e lei è Anya Yanagihara, non so come si dica. Ha pubblicato solo due libri, quindi per il momento, lei è anche una giornalista, per il momento solo queste due opere, quindi non posso avere, così come ho per Edgar Allan Poe, veramente letto tutti i racconti, Le avventure di Gordon Pym, i romanzi gialli, Marginalia, mi mancano solo Le lettere da leggere di Poe, che è edito Il Saggiatore, splendida edizione che devo comprare, ma costa un botto, però più o meno ho letto tutto, Murakami quasi letto tutto, quindi ho una visuale più ampia. Yanagihara ho letto solo due libri, che sono quelli che ha pubblicato, che sono Una vita come tante, che è un romanzo per me bellissimo. Capisco che venga criticato, capisco quando Elenia Zodiaco lo definisce una pornografia del dolore, perché è un libro che scava nel dolore in modo forte e esagerato, di finzione. È un'opera di finzione, palesemente, è un'opera che calca molto la mano sul dolore, sulla sofferenza, sulla tragicità degli eventi che accadono a questo protagonista. Però nonostante ciò, nonostante tu sia consapevole di leggere un'opera appunto di narrativa, di finzione, e molte cose che succedono sono assolutamente, non dico irrealistiche, ma esagerate, Yanagihara sa come entrare nella vita, nel dolore, e allo stesso tempo però trarre da quel dolore la forza. Che non è la forza di andare avanti, no, proprio la vitalità, cioè c'è tantissima vitalità nel dolore di questo romanzo, e quindi cioè non si può non amare questo libro, nonostante sia pieno di imperfezioni, ma una cosa che dirò sempre è che il romanzo è imperfetto, cioè il romanzo è proprio una forma narrativa imperfetta, e nonostante ciò è bellissimo, perché crea dei personaggi che ti rimangono dentro, ti emoziona come raramente, cioè mi ha emozionato come non mi ha emozionato nessun altro libro, e già questo lo rende per me nel podio dei miei libri della vita. E l'altro suo libro che ho letto, che è un'uscita più recente, che è Il popolo degli alberi, nonostante sia il suo libro d'esordio, per me è bellissimo anche questo, perché anche qui si scava nel dolore, ma si scava in modo diverso, con una scrittura straordinaria, molto diversa da quello. Cioè, mi ricorda un po' il lavoro che fa Donna Tartt, altra grande autrice, cioè di riuscire a essere molto diversa, no? Tra i romanzi che scrive, nonostante ne scriva pochi, però di darti tantissimo. E anche questo per me è un libro bellissimo, perfetto nella sua imperfezione, che gioca da tanti generi. Mi sto dilungando sui libri. Yanagihara, autrice incredibile, scopritela, una penna contemporanea che io avvicino a Donna Tartt. Per me è la stessa grandezza di Donna Tartt. Per quanto Donna Tartt sia ritenuta superiore, io Yanagihara la adoro. C'ha un'idea dietro le opere che realizza, che è quella del dolore, cioè lei vuole scavare nel dolore, ma l'ha detto anche in un'intervista. Potrei inserire in questa classifica Donna Tartt, ma non ho letto Il piccolo amico, quindi ancora non mi voglio esprimere su questa autrice, però anche lei grandissima. Per me è Yanagihara superiore, perché mi arriva molto di più, ma è una questione soggettiva. Donna Tartt, altra grande, è sempre letteratura americana. Joyce Carol Oates, c'è un video apposito, non mi dilungo troppo su di lei, bellissime le sue riflessioni sulla bestialità dell'essere umano. A livello di scrittura magari non è straordinaria, perché non elabora secondo me così tanto
l'attenzione allo, cioè non c'è una grande attenzione allo stile, però nonostante ciò anche qui l'idea di fondo delle sue opere è pazzesca e è bella come scava nel torbido, come riesce a passare tra più generi differenti e a realizzare romanzi di formazione, romanzi sempre diversi tra loro, con tanti personaggi, con tante voci di cui si compone ogni suo romanzo. Wow, è Joyce Carol Oates, autrice del cuore, veramente. Poi lei, bibliografia immensa, devo recuperare tantissime cose che ha scritto, veramente tante. Philip Roth, ancora l'America, ancora che ritorna. E questo scrittore è un scrittore immenso, dalla penna formidabile, dalla capacità di scrivere unica, secondo me, così come scrive. Philip Roth non scrive nessuno, perché nella contemporaneità almeno è sicuramente, secondo me, l'autore contemporaneo più grande che abbiamo avuto. È venuto a mancare qualche anno fa, aveva già smesso di scrivere anni prima, però è un grande, assolutamente. Anche qui dietro ogni sua opera c'è sempre il tema dell'amore e della morte, anzi più del sesso che dell'amore, quindi Eros e Thanatos, e questi due poli in cui oscillano sempre personaggi che realizza, e sono sempre personaggi forti, e la sua scrittura è anche molto esplicita, molto poco filtrata, non è filtrata per nulla, e questa è una cosa che non si trova in tantissimi autori. E poi ha una capacità di connettersi tra un argomento all'altro, di intessere la narrazione, che è una dote veramente naturale. Philip Roth, straordinario. Lo leggo a Philip Roth solo perché anche lui è un ebreo americanizzato, non so come si dica, ed è Paul Auster, altro grande autore dell'America contemporanea, per me inferiore a Philip Roth a livello di scrittura. Paul Auster non lo trovo così straordinario nel modo in cui, nello stile, però le sue narrazioni sono qui, anche qui, incredibili. Un po' forse, no? Può ricordare un Murakami americano, nel senso che anche qui c'è il mistero, però c'è anche l'attenzione all'animo umano. E in queste storie in cui ti ci perdi, perché è proprio la sua voglia di raccontare che è il bello di Paul Auster. C'è sempre una spinta narrativa che non sento in molti scrittori, cioè proprio ha voglia di raccontarti storie. Infatti i suoi romanzi si compongono spesso di storie dentro storie, giochi di specchi, pensiamo a Invisibile, bellissimo, vi consiglio La notte dell'oracolo, libro ormai introvabile ma affascinante proprio per questo gioco che fa. E poi vabbè, il suo must 4321, c'è un amore per la letteratura, per la lettura e la scrittura in Paul Auster, ma per la vita stessa che emerge dalle pagine di questo romanzo, che lo rende straordinario, perché è quello che proprio ricerca, è il grande, uno dei grandi romanzi americani, uno dei grandi romanzi di formazione, uno di quei romanzi di tanti personaggi, ma di un unico personaggio, di tante vite, che è un'unica vita, e di quei libri in cui ti ci perdi. 4321 è clamoroso, clamoroso. Ma in realtà lo sono tutti i libri di Paul Auster, chi più chi meno. Sicuramente ha, non dico degli alti e bassi, però c'è qualche libro che piace di meno, qualche libro che piace di più, però anche qui c'è un'idea dietro, no? Che è formidabile, perché Paul Auster sa che vuole scrivere e lo fa. E lo fa, essenzialmente, e lo fa molto bene, molto molto bene. Poi abbiamo finito con gli americani, mancano gli ultimi due autori. Mi sbilancio un po' qui, perché sono autori che appunto non sono americani. Dostoevskij, Delitto e Castigo, vecchia edizione, l'ho presa così, giusto per dirvi: leggete Dostoevskij, leggete Delitto e Castigo, che è un romanzo anche qui straordinario, complessissimo, ma allo stesso tempo accessibile a tutti. Questo lo rende unico, perché è una sorta di thriller, però dietro c'è cioè dietro è il romanzo, no? È uno dei grandissimi romanzi della storia della letteratura, e Dostoevskij scava nell'animo umano così come non fa nessun altro. È un romanziere straordinario, anche qui ti porta nelle viscere veramente dell'essere, esseri umani, in una società alienante. Ma c'è molto, molto di più. È un autore che veramente ho letto abbastanza, ma non ho ancora, cioè non mi sento di aver compreso fino in fondo, perché c'è talmente tanto dietro la sua scrittura, dietro il suo pensiero, che lo rende più un filosofo che uno scrittore. E infine arriviamo, vabbè, ovvio,
è Umberto Eco, ne ho parlato altre volte, c'è una recensione dettagliata della regina, cioè la misteriosa trama della regina Loana. Poi farò piano piano, no, tutti recensioni di tutti i suoi libri, perché ci tengo, perché Umberto Eco è il grande letterato dell'Italia degli ultimi decenni, non solo letterato a livello di romanzi, ma proprio soprattutto a livello saggistico, dove è anche probabilmente meglio. E vabbè, nel senso, no, non parlo di Umberto Eco perché mi sento inferiore al suo modo di pensare, di esprimersi. E il suo modo di esprimersi anche qui è, secondo me, accessibile, molto accessibile. È una penna divertente, divertita, però acutissima, e riesce a scavare nel profondo della società contemporanea, italiana e non, nei media, nei media contemporanei, nello stesso tempo nello studio del Medioevo, per esempio, no? Di cui era grande appassionato Umberto Eco, e ha studiato tantissimo quel periodo storico. Baudolino è un libro divertentissimo e profondissimo, un libro unico perché riesce a coniugare da una parte la ricostruzione storica, da una parte una narrazione avvincente ma non banale, perché è una costruzione quasi per mosaici, episodica. Però al tempo stesso, dietro un personaggio che ti rimarrà dentro per tutta la vita, quello di Baudolino, e per quanto tu ti possa sentire diverso da Baudolino, dal suo modo di pensare, avrai la possibilità di aprire la tua mente a un nuovo modo di pensare, una nuova filosofia, che è poi la filosofia di tutti, cioè il fatto che alla fine ci mentiamo costantemente, e l'unica cosa che ci permette di sopravvivere è l'autoinganno. E per quanto uno possa pensare, no, non è così, io non mento a me stesso, o almeno non lo faccio come lo fa Baudolino e i personaggi, altri personaggi straordinari che sono all'interno del romanzo, però è così, lo facciamo tutti. E quindi Umberto Eco in ogni suo romanzo poi ha cioè una sua filosofia, cioè dietro ogni suo romanzo, e un modo diverso di pensare, no? Anche se ci racconta di un periodo storico lontanissimo, lo rende attuale. Beh, che dire? Quindi questi sono i miei autori del cuore, sono la maggior parte americani, ci sono qualche, c'è cioè un russo che è Dostoevskij, c'è un italiano che è Umberto Eco, c'è cioè un giapponese americanizzato, diciamo, che è Murakami, secondo me si avvicina molto più alla letteratura americana che a quella giapponese, anche questa è la sua forza, no? Coniugare queste due letterature, e niente, ci sono tanti altri libri che amo alla follia, ma di autori di cui magari ho letto di meno. Sicuramente nel tempo cambierò idea, sicuramente si inseriranno altri autori in questa classifica, magari alcuni li lascerò andare nel corso della storia, chi lo sa. Pensiamo a Stephen King, io l'avrei inserito qualche anno fa, adesso vabbè lo inserisco, dai, all'ultimo così, perché lui è il mio autore dell'infanzia, l'ho parlato nei libri dell'infanzia, ci sono molto legato e le sue storie sono anche qui straordinarie, e è bello perché va sempre al di là poi del genere dell'orrore, soprattutto nei suoi romanzi must, ha sempre qualcosa in più da raccontare, quindi questo ti sorprende, e non è una penna sopraffina, diciamo, e ha moltissimi alti e bassi, ci sono romanzi veramente che li chiudi e dici vabbè. Però ci tengo a Stephen King. Comunque, per questo video è tutto. E questi sono i miei autori del cuore. Ditemi i vostri nei commenti, iscrivetevi al canale, se vi va mettete mi piace. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!